quando facciamo la processione della Nacca, voglio subito dire, non fermiamoci a questa processione, senza dubbio un atto di devozione, di fede molto significativo, e ringrazio tutti coloro i quali silenziosamente, con devozione, seguono questa processione. Ma questa processione della Nacca ci deve proiettare al giorno di Pasqua, perché la Pasqua è l'evento più grande, anche se misterioso, che la Chiesa offre al mondo, e vuole dire al mondo che la vita, la risurrezione, va al di là della morte e della sofferenza. Questa è speranza, speranza di costruire un mondo nuovo, speranza di costruire una nuova pagina di storia. E chi ha questo tipo di speranza non si ferma nella curva, non vedendo il passato e non intravedendo il futuro, ma al contrario va oltre, perché ogni giorno cerca di risorgere, di far prevalere la vita, appunto. E risorge colui il quale ogni giorno ama, spera, crede, cerca, dà il meglio di sé. Ecco, allora non fermiamoci alla processione, arriviamo al giorno di Pasqua, alla gioia pasquale, e dico a tutti i costruttori di bene, costruttore di pace, costruttore di gioia, annunciatela la gioia della Pasqua e della risurrezione, soprattutto lo dico ai presbiteri, manifestate tutta la vostra fede nel Cristo risorto. E non posso non dire tanti auguri a tutti i calabresi, ma in particolare agli ammalati, ai senza lavoro, a quelli che hanno bisogno di una carezza, quelle che hanno bisogno di un incoraggiamento. La risurrezione di Cristo sia per ognuno di noi un passaggio dalla tristezza alla gioia, alla speranza di qualcosa di nuovo che possiamo costruire con l'aiuto del Signore.
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Grazie. Il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Thank you.
anche lui. Buona Pasqua.